Saldi al via tra speranze e le attese dei consumatori dopo 2 anni di restrizioni causa pandemia, ma nel pieno di un'inflazione che galoppa all'8%. Tasche dunque sofferenti, ma la ghiotta occasione di comprare con sconti interessanti. Secondo Confesercenti, quasi 7 italiani su 10 hanno già pianificato di acquistare prodotti in saldo con una spesa che varia tra i 250 e i 300 euro. Punti vendita quest'anno senza restrizioni che rimangono ancora i preferiti. Il 64% acquisterà almeno un prodotto in un centro commerciale, il 55% in un negozio di prossimità, il 36% in una grande catena. Il 48% si rivolgerà a un'app di e-commerce. Gli effetti della pandemia sul commercio al minuto sono stati pesanti, ma si confida nella forza di riprendere il cammino interrotto con la stagione degli sconti anticipata rispetto agli anni passati. Prodotti più richiesti? Calzature, seguite da maglie top, al terzo posto gonne e pantaloni. Primo giorno interlocutorio, aspettando tempi migliori. Allora, le aspettative sono altissime, chiaramente. Devo dire che però oggi c'è un bel clima. Saranno i palloncini rosa, sarà il sole, c'è un bel clima e questa cosa ci tranquillizza molto e ci piace.